Amici telespettatori, ben ritrovati sempre qui in Piazza Grande. Buon 2015, riprendiamo le nostre trasmissioni, una brevissima pausa per le festività natalizie. Ora siamo qui di nuovo per raccontarvi con cadenza settimanale quello che accade nel nostro territorio. Buonasera, e come sempre qui al mio fianco il professor Giulio Iudicissa e l'avvocato Emanuele Monte. Buonasera a voi. Allora, andiamo subito a quello che è la stretta attualità di questo periodo, ossia una situazione che ha creato un po' di polemiche sui social network, tante indiscrezioni, tanti anche allarmismi. È arrivata questa nave nel porto di Corigliano, questi, chiamiamoli sfortunati, sono stati subito mandati in alcune strutture adeguate. Anche in questo caso, noi non vogliamo raccontare ora la fredda cronaca, ma anche sotto questo punto di vista, in questo episodio, c'è stata tanta malinformazione, tanta rabbia da parte di qualcuno, tante frasi fatte. Allora, professore, cosa ci può dire? Qual è stato il suo pensiero, anche vedendo le immagini di quelli che sono dei poveri sfortunati, in un momento, chiamiamolo anche, di grande difficoltà? Nella tua domanda c'è già la risposta. Quale potrebbe essere, quale dovrebbe essere, quale è stato il mio pensiero? Credo sia stato il pensiero della stragrande maggioranza della gente che ha visto, ha seguito quello che accadeva nel porto di Corigliano. Dinanzi a tanta gente che tu bene definivi sfortunata, non possiamo se non esprimere partecipazione innanzitutto. Per quanto riguarda i soccorsi, ritengo che nel complesso questa gente sfortunata sia stata accolta nel migliore dei modi, ma io non voglio qui enfatizzare l'operato dei poteri preposti. Penso che la macchina dei soccorsi abbia funzionato a dovere, perché evidentemente allertata con congruo, molto congruo anticipo. Non è il caso di assegnare premi o voti. Penso che ad iniziare dalla Protezione Civile, passando per la prefettura, fino ad arrivare, come dire, alla macchina nostra comunale, ognuno ha fatto il proprio dovere. Speriamo, dico io, ecco, speriamo che ad operazione compiuta non pretenda qualcheduno di stilare una graduatoria di merito, perché chi ha fatto semplicemente ciò che era deputato, per cui era deputato ad operare. Io voglio andare proprio adesso diretto a quella che è stata anche la problematica che ha fatto forse più scalpore, ossia c'è una situazione di grande disagio nei cittadini di Corigliano e non solo, di tutto il territorio. Quanto ci costano queste operazioni, eccetera eccetera, un po' sulla polemica ormai perenne di Salvini e della Lega. Io invece volevo andare al nocciolo di un problema e farle subito una domanda diretta, avvocato Monte. Come è cambiata la delinquenza locale e quanto incide la presenza straniera nell'apparato, non chiamiamolo 'ndranghetistico, ma delinquenziale? Quanto sono riuscite ad incidere queste nuove leve in un panorama che una volta aveva una geografia molto più ben delineata? Credo che hanno preso il posto della vecchia delinquenza, perché questa è una delinquenza. La cosa importante è che questa è una delinquenza nei confronti della quale quasi quasi si ha un occhio di riguardo. Si dice povera gente, perché è gente, non sono quelli che delinquevano prima perché erano delinquenti nati o divenuti. È gente che è spinta dal bisogno, che arriva senza avere nulla addosso, che ha passato quello che ha passato, che viene da una realtà che fa paura,
e che si trova a contatto con una realtà completamente diversa nella quale non sa inserirsi. E purtroppo in Italia, soprattutto nell'Italia meridionale, ma soprattutto a Corigliano, non c'è una possibilità minima di aggregare questa gente e di dare a questa gente un qualche cosa che possa significare uno spirito di partecipazione alle loro sofferenze. Ma tutto ciò è legato al fatto che, se ponete bene attenzione, amici carissimi, soprattutto mi rivolgo ai vecchi telespettatori che hanno sempre seguito queste trasmissioni, è cambiato tutto, sembra che sia cambiato tutto, e sembra soprattutto che in questo momento cambi tutto nel volgere di poco tempo. Praticamente da un anno a questa parte, credo di più, ma diciamo un anno e mezzo, che quelli che stanno seguendo queste trasmissioni mi sentono parlare dei detriti nel porto e della sporcizia per terra, delle fosse per terra, della sporcizia che c'è per terra, del mare che passa la solita duna e va sulle strade, i lampioni che cascano, eccetera. Mi permette una parentesi brevissima. Noi siamo da più di 10 anni che documentiamo, raccontiamo e denunciamo, quindi a prescindere da chi ci amministra, da chi è come organo preposto. Questa è doverosa come precisazione, perché altrimenti circoscrivere le nostre attività giornalistiche sarebbe mortificante, anche se magari... Sì, ma se mi dai... Senti Mattia, se mi dai altri 2 minuti di tempo, io credo di poter inquadrare questo problema che tu hai sollevato e che giustamente ha un grosso fondamento di verità. Cioè, noi diciamo sempre le stesse cose. Il fatto grave di adesso è che non c'è assolutamente nessuno, mentre qualche anno fa, tanto per dire, anche se c'erano i commissari prefettizi, avevi la possibilità di parlare con un commissario, avevi la possibilità di una risposta, anche di una risposta a prenderti per il sedere. Adesso invece nulla, no? Ma perché non c'è proprio nulla, ed è dimostrato dal fatto che si fanno le elezioni e nessuno, o buona parte della gente, non va nemmeno a votare. E quelli che mi conoscono appena appena, sanno che io non sono abituato a prendere in giro la gente, né soprattutto quelle che mi ascoltano quando sono seduto a questa sedia e quando sono davanti a questa cinepresa. Perché? Perché le bugie, le frasi fatte, in questo caso hanno le gambe corte. Sono stato costretto, ecco, è una mia ammenda che faccio, sono stato costretto ad interessarmi dei detriti nel porto e delle fosse nelle strade, tipo Beirut. Perché? Perché continuano nell'assenza più assoluta, è quello che è grave, nell'assenza più assoluta anche dei partiti. Cioè, se noi non diciamo nulla, e non diciamo nulla perché non abbiamo nemmeno la cassa di risonanza dell'opposizione. Ma scusate, ma avete sentito per caso in questi 2 anni l'opposizione che abbia fatto una battaglia, che abbia detto una cosa fuori dal coro, che no, stanno discutendo ancora di cose che non hanno importanza, alcuna, e stanno attendo soltanto, in attesa che arrivi qualche finanziamento, qualche cosa, per avere, diciamo così, la loro parte in questo festino fra poveri. Allora, professore, le racconto una favoletta. Il politico di turno, che è il genere letterario più alto che ci sia, appunto, io per questo ne ho più alto e più antico. Se no, stando al suo fianco per tanto tempo, che fa? È tempo di Tataruvi, vabbè. Un politico, non diciamo un potente di turno, un politico chiama un caporedattore di un giornale e gli dice: no, per favore, guarda, cerca, trova il modo di mettere un pochettino da parte
facendo un esempio così, Matteo Monte, perché se no fa vedere sempre le cose brutte che ci sono le buche, ci sono i detriti, ci sono le cose. Cerchiamo di essere un pochettino più soft, anche perché insomma la gente, se no poi dopo si incazza con noi. Invece cerchiamo di far passare un po' le cose. È questo un motivo per il quale le vendite dei giornali sono crollate? Oppure è un modo che è sempre andato avanti? Io penso che un politico poi tra virgolette, perché un politico politico, cioè una personalità che si adoperi in politica, non arriva a chiamare il direttore o il caporedattore di un giornale per dirgli: amico caro, mi raccomando, metti da parte Matteo Monte perché con troppa insistenza fa vedere le buche che purtroppo ci sono in questo paese. Allora tu dici, se un politico fa qualcosa del genere, no, io ti dico che è un'ipotesi, è un'ipotesi di terzo tipo. No, non incominciamo a prendere in giro la gente. È un fatto che è allora accaduto, diciamo, sul serio. E se io ci lo devo dico credere, io, allora ci credo. Va ecco, bene. Allora tu me lo dici. Per e non verità. È accaduto benissimo. Una volta. Allora, esco, va bene. Io pensavo si trattasse di una favola, invece tu mi dici ed io ci credo. Non è un caso allora, di scuola, allora, è un fatto realmente accaduto, ripetuto, reiterato, come si dice nel tuo linguaggio, reiterato. Scusate un attimo, io sono proprio esterno a questa vicenda. Allora, però la colpa, secondo me, visto il livello e visto come con la frequenza con la quale li arrestano i politici delle nostre zone e non so, secondo me la colpa sinceramente non è tanta frequenza non la non questi ultimi tempi non stiamo aspettando ma secondo me, fatemi dire una cosa, visto che sono completamente esterno alla vicenda, secondo me la colpa però è del caporedattore, del giornale, non è manco colpa del politico che magari in un momento di debolezza dici, che può fare tu dici la colpa ho capito perché tu dici scusate la colpa è del caporedattore che non ha chiuso immediatamente il telefono. Ma tra blog tra televisione, tra social network, io credo che, adesso non me ne vogliano perché faccio parte anche io di questo mondo, però la carta stampata credo che sia, a parte qualche episodio, la più debole per conquistare comunque una fetta di, non di popolarità, ci mancherebbe altro, per conquistare una fetta di attenzione, no? E ormai, professore, la parte più debole lo dicono i numeri. Allora fare in questo mondo, che significa? Significa indebolirla ancora di più. Significa deprezzarla, significa screditarla ancora di più. Per cui se oggi la carta stampata nell'insieme è la parte più debole della comunicazione, continuando di questo passo diventerà sempre parte più debole, fino quasi ad annullarsi, a scomparire. Ma io torno sempre sulla premessa che facevo. Ma per questo fate il un politico. Ma per questo fate il matutino sul blog di Corigliano e non su un quotidiano. Sinceramente, io per questo faccio il matutino sul blog di Corigliano. Perché devi sapere che sotto altre forme io il matutino l'ho sperimentato 10-15 anni e non solo su un quotidiano, ma su almeno 3 quotidiani. Però non ho avuto, sinceramente, sulla carta stampata la risonanza, il riscontro, gratificazione che ho oggi sul blog. Ma questo è nella storia. Ma questo è nella storia. È nella storia dei mezzi di comunicazione. Cioè, adesso sì, non possiamo ritornare. No, non è vero perché se c'è un quotidiano che fa il proprio mestiere nel complesso, la gente va in edicola. Ma non c'è più perché non c'è un ritorno, perché non c'è più di giornalista che fa questo per passione, perché si tratta di incassare qualche decina di euro. Benissimo. Per poter fare la spesa. E capisco. Giulio, la verità, ho capito, è questa, tu hai capito, ma io voglio essere chiaro sino allo spazio. Adesso non si combatte più per ideali, non si fanno più le battaglie sui giornali, alla televisione. Lo scopo stanotte alle 3. Adesso ci si combatte fra di
fra quelli che vogliono avere il posto a tavola, non per mangiare, per sedersi e mangiare, ma per qualche osso che è rimasto. Se tu vai a guardare quelli che ancora vogliono fare politica e si ammazzano per fare politica, mirando a qualche cosa di brutto, sono quelli che aspettano qualche osso. D'accordo. Perché non c'è più nulla. Avevo capito. Allora, abbiamo chiarito questo fatto. Quando sentiamo parlare di questa politica schifosa, bassa, che non merita di essere chiamata politica, noi ci riferiamo a questa politica di gente che aspetta l'osso che viene buttato come ai cani. Perché nulla c'è più. Bravo. Allora, io ritorno un attimo per lo come dire, vogliamo elevare per, il livello, per favore. Per chiudere un po', l'ha già elevato. In fondo questo volevo dirti io, come premessa e conclusione. Un politico chiama a mezzo telefono alla redazione di un giornale per parlare col caporedattore, per dirgli di allontanare, cioè, allora, cominciamo a precisare. Non si tratta di un politico, ma si tratta di una persona che in questo momento ha un ruolo nel contesto politico. Ma avere un ruolo non significa essere politico. Si chiamano mestieranti di terza categoria. Una volta si diceva di quarta fila addirittura. Allora, io sono. Cambiamo argomento. No, dobbiamo concludere. Allora, non è un politico. E se il redattore del giornale, se il capo redattore di quel giornale ha permesso a questo pseudopolitico di completare il suo pensiero, allora io ti dico che il capo redattore di quel giornale non è un capo redattore e il giornale che lo ospita non è un giornale. E se questo giornale perde audience, vendite, beh, è giusto che ciò avvenga. Oppure si può, che poi, più che giornale, professore, si può definire cooperativa o società tesa a prendere un finanziamento una volta ogni tanto. Scusate, ma non c'è bisogno di ciò, perché per chiudere così questo capitolo, posso fare un altro piccolo intervento, che è questo. Secondo me, quando noi prendiamo atto di queste cose che accadono, ci accorgiamo che siamo proprio in pieno consociativismo. Ora, a me che non piace dire parole difficili che non può capire l'ultimo che non è andato manco a scuole, ce n'è qualcheduno ancora a Corigliano che non è andato manco a scuole, per fargli capire diciamo che adesso è di moda l'inciuccio, cioè quelli là che si vedono nella, diciamo nella cantina, per non dire nel bar, per non dire a casa, per non dire adesso si usa fare le riunioni nella tavernetta, nel garage di casa. Allora, quando ci si incontra, si stabiliscono alcune cose e là si fa, diciamo così, si fa la politica. Ed è una politica consociativa dell'inciuccio, per farlo capire a tutti. Perché? Perché praticamente tu il giorno dopo non senti nessuno che parla. A Corigliano, per esempio, non c'è lotta politica. Se io continuo a parlare delle buche e continuo a parlare dei detriti che buttano nel porto per la salute pubblica, è perché sono due cose che stanno a cuore alle generazioni che debbono venire appresso, perché in questo momento non c'è nulla da fare. Sono di accordo, loro fanno finta che si bisticciano, ma sono perfettamente di accordo tutti. Tu vada una cosa, due assessori se lo sono andati, cacciati, non si trovavano bene, hanno visto che si rubava e a loro non piaceva essere nella stessa parte, se ne sono andati. Hai sentito opposizione o qualcuno che ne ha parlato? No. Bravo. Adesso è successo quello che è successo, sono sbarcati, c'è stata questa partecipazione corale, ma il ruolo dell'amministrazione qual è stato? Se noi togliamo. Mi stanno telefonando per censurarmi, però non ho risposto. Ad ogni modo, se si dovessero permettere di censurare, che sappiano tutti che ancora, fino a quando avrò la forza di dire le cose che penso e so
che le cose che penso sono pensate da altre che aspettano qualcheduno che abbia il coraggio di dirle, io le dirò. Perché non mi va di finire, non mi va di finire. Telelibera, ma che cosa sta dicendo? Su Telelibera non ha questi problemi? No, non ci sono, questi problemi non ci sono perché hanno a che fare con persone che se lo sono conquistato lo spazio che hanno. I fratelli Rodirosso se lo sono conquistati col sudore, con il lavoro continuo, con gente che non conosce le ferie, ecco, e si dice tutto. Allora, a Corigliano. Il fatto più eclatante in questo momento, secondo me, caro Giulio Dicis, sai qual è? È che Giovanni Dima non si nomina manco più. Come vuole fare il sindaco? Scherza, perché non si nomina più Giovanni Dima. Sembra che sia stato tagliato fuori completamente. E io non riesco a spiegarmi perché, cioè non riesco a spiegare, vuol dire che ha fatto male. La politica negli ultimi tempi l'ha fatto male, però ci doveva essere qualcuno che glielo dicesse che tu hai fatto male e che quindi ti metti da parte. Invece no, come erano d'accordo prima nel segreto di una stanza e poi fuori facevano finta che si sparavano, adesso fanno la stessa cosa, ma adesso non li crede più nessuno. Se adesso sono andati a votare su 140, alla prossima volta, se continua così, andranno a votare 20. E questi qua si dovranno tirare la coda, metterle in mezzo alle gambe e andarsene, perché ormai la gente è stanca. Vabbè, ma non hanno formato una classe dirigente. Però. Non hanno formato una classe dirigente pronta a sostituirli dello stesso spessore. Però. Sicuramente. Ci vorrà però. Tempo, ci vorrà tempo. Consentitemi. Quindi classe dirigente non ne hanno formato. Non hanno formato. Io non vedo una nuova classe dirigente. Però consentitemi. Voglio dire all'avvocato mio amico, non sempre il consociativismo, l'inciucio, l'ammucchiata, come hai detto, non sempre queste cose pagano. Perché? Perché se è vero che tra i personaggi che tu hai citato ci fosse uno spirito consociativo, allora dovremmo registrare anche oggi, come dire, un progresso per tutti i partecipanti a quella mensa. Invece io vedo, non so se la cosa mi piaccia o mi dispiaccia, io vedo che alcuni membri di quell'associazione hanno fatto e stanno facendo progresso politicamente parlando. Altri, il personaggio di cui tu invece parlavi, sta andando avanti, come si diceva una volta, come il cordaro, cioè sta andando indietro. Cioè l'impressione che io ho dall'esterno è questa, cioè che più chiaramente dalla vicina Rossano ci sono personaggi che vanno avanti ed acquistano punti. Qui a Corigliano i personaggi che c'erano ieri invece perdono terreno. Questa è la mia impressione. Per quanto riguarda poi le critiche, ma la critica ben venga, però i detriti al porto c'erano e ci sono. Le buche davanti a casa mia c'erano e ci sono. La buca che io denunciavo su un tuo matutinus, dando anche la misura, la profondità, quella buca c'è sempre. Caro, è Giulio, diventata più larga, Giulio, e più profonda. Caro Giulio, per caro, cui caro Giulio, non c'è... Ho il dovere, mi devi consentire, ma ho il dovere di dirti che ci dobbiamo fermare a questo punto. Fermiamoci. Sai perché ci dobbiamo fermare? Perché se no ci scaldiamo troppo, no, e non ne vale la pena. No, dimentichiamo due cose importanti. Una è che purtroppo noi non ci possiamo fare nulla, io e te. Anche se io, te, Matteo, quelli che ci aiutano in queste avventure, l'ingegnere Pino, i Rodi Rossi, anche se ci mettiamo tutta la buona volontà, noi ci possiamo fare ben poco. Quindi dobbiamo aspettare che la gente, che adesso incomincia a soffrire sul serio,
si svegli e che quindi abbia la possibilità di fare capire a questi qui che non vogliono capire che il loro tempo è finito, perché non è più concepibile che davanti si dica una cosa, che a un metro se ne dica un'altra, che a tre metri se ne dica un'altra e che poi se ne dica un'altra ancora. Non è più concepibile. L'invito che faccio però per chiudere questo primo incontro del 2015 è questo. Basta. Abbiamo fatto le sante. La nostra parte. Abbiamo fatto le sante feste, ma noi abbiamo detto questo. Ci fermiamo qui. Che sappiano che fin quando noi avremo la possibilità di dire certe cose, noi le diremo e non avremo paura di dire, come abbiamo già incominciato a fare, il nome, il cognome, aggiungere quello che hanno fatto. Quello che hanno fatto e non potevano fare, quello che hanno fatto non potevano fare, per quello che hanno fatto meritavano di venire in gattabuio. Allora, buon anno a tutti. Allora, professore, io ho altre